Signori, buonasera dalla tenuta Santa Teresa in Parma. Siamo qui per l'ennesima edizione, l'ennesima puntata del Mangia come scrivi. Abbiamo il nostro gradito ospite in un'intervista esclusiva per le nostre telecamere, il grande poeta di Parma e il poeta surrealista Antonio Modì, Tacete, modì. Modì. Ecco, mi dimentico sempre il Maledetto giro come del sulla. Snow e dell'Outremont. Perfetto, questo abbiamo già detto magari in un'intervista Nel precedente. precedente. Comunque, andiamo avanti. Parliamo della tua nuova opera, Le Antonio, che lucciole nella lana delle perfetto, pecore. che sarà. Libro Certo. sull'immaginario pasoliniano e moradiano, dove parlo delle macchiette del poeta, in compagnia del poeta Pasolini, di tutti i suoi ragazzi di vita, ovviamente filtrati dal mio immaginario, con nomi storpiati. Per esempio, c'è un Vessigaretta che si incarta le sigarette con vesiche di piedi, farcendole di tabacco, e le arrotola come sigarette, della Roma felliniana che stona con la Roma della Raggi. Di poesie sul Palio di Siena, Pedraneschi ce l'ha messo, quindi ce lo posso mettere io. Vorrei leggere un estratto del libro Le lucciole nella lana delle pecore, che fa così: era l'epoca in cui Pasolini scriveva la ricotta e mangiava tortelli nani ripieni di questa, con Villa il nano e altri nani, che scopava introducendo il pene nel loro deretano dopo avervi sfregato peperoncino per mandarli al diavolo e produrre i loro consorgimenti in sadomaso. E il nano, chiamato pecoruccellino, faceva indigestione di ricotta, vomitando questa e defecando cacca dal sapore di questo formaggio, e bianca lattea come questa per rapporti orali ad anali con il poeta. E per Coroncino il nano si faceva godere poco Pasolini, veniva crocefisso su una croce fatta di provola. Poi a tutti i colattoni il magistrato, chiamato in ricustatoria, analizzava il buco del sedere e li metteva tutti in galera. Tutto succedeva ad Ostia, terra di merda che si mescola col mare all'idroscalo, luogo di puzze e di discariche di rifiuti, pianetino cherubino di defecamenti nelle galassie dopo il mondo e prima dei pianeti. Il nano pecoricino venne a trovare il nano Vino in seminario, telefonarono a un rambo palestrato e gli dissero di venirli a prendere in seminario, percorrendo via Solferino, strada piena di vinili liberti, senso da via Farini.